suo colore. Il mio colore è il celeste. Il mio è il giallo. Il mio è il verde. Il mio è il blu. Il mio colore è il viola. Io sono rosa come il mio maialino. E io sono rosso. Siete pronti per il pigiama party più epico di sempre? Sì! Che cosa è stato? L'avete sentito anche voi? Un rumore strano. Non sono stato, io lo giuro. Sbaglio, proveniva dalla cucina. Ho paura. Andiamo a controllare in cucina. Ok, va bene. Attenti, ragazzi. Partiamo bene. Un piatto rotto! In 1000 pezzi! Ma chi l'ha rotto? Non lo so, so solo che qui non c'era nessuno! E la finestra non è nemmeno aperta, quindi non è stato nemmeno il vento! Può muoversi un piatto da solo? Secondo te è un piatto alle gambe? No! Andiamo via! Torniamo di là! Ragazzi, è successa una cosa stranissima. C'era un piatto rotto a terra in cucina, ma nessuno era in cucina. Esatto, e poi i piatti non hanno le gambe. Ninna, hai controllato se la finestra era aperta? Perché magari è stato il vento a buttarlo giù. La finestra è chiusa. Forse è stato un fantasma. Non è stato un fantasma, secondo me. I fantasmi non esistono. Questo vuol dire che è stato qualcuno. Ma che? Noi eravamo tutti qui. Non preoccupatevi, ho un'idea per rallegrare la serata. Sì, meno male che sei Ninna. Ho in mente una challenge divertentissima per voi, siete pronti? Sì! I primi due colori che usciranno dalla ruota della fortuna dovranno sfidarsi a una challenge difficilissima. Per chi vince, vincerà un regalo del suo colore. Oh, ok. Ah, sono uscita io! Sono pronta a sfidare qualcuno, vediamo chi sarà? Ninna contro Matti, sei pronta? Tu devi prepararti perché io sono molto più forte di te! Il primo che acchiappa la macchina del suo colore vince un regalo bellissimo, solo che prima dobbiamo trovarla. Dove sei? Macchinina? Ehi! Wow! E voi per chi ti fate? Bisogna sempre tifare i maschi! Forza Matti! Non credo proprio! Io tifo Ninna! Facciamo una cosa! Dividiamoci! Stai copiando? Mi stai copiando? Macchinina, levati, spostati. Macchinina, sei qui? Ma dov'è la mia macchinina blu? Ma che vi ho fatto io? Macchinina, vieni qua da me. Ma dov'è questa macchinina? È nascosta così bene. Hai sentito? Potrebbe essere la macchinina! È la mia! Levati! Levati! Oh, non c'è nessuna macchinina qui! Nemmeno quella blu! Però c'è la finestra aperta! E questo che significa? Non lo so, è molto strano! Oh! Stanno succedendo cose troppo strane in questo pigiama party. Il piatto che si rompe, la finestra aperta. E poi? Tu che? Ma ancora non hai trovato la tua macchinina? Vabbè, chiedo la finestra. Macchinina, ti devo trovare! Non è qua, andiamo! È vero. Smettila di seguirmi, io devo cercare la mia macchinina gialla e tu la tua celeste! Ho capito, ma la casa è questa, non ci posso fare niente! Eccola! Eccola! È la mia, è la mia! O forse è la mia! Vediamo qual è il premio. Ecco il tuo regalo per aver vinto la sfida. Cosa? L'uovo di Pasqua di Ninna e Matti, celeste come il tuo pigiama. Wow, non ci posso credere. Meno male che mi sono messo il pigiama blu. Ho vinto l'uovo di Pasqua. Posso avere un pezzo? Ok, lo apro. Apriamo. Oh, sono troppo curiosa per la sorpresa. Anche io sarà bellissimo. Io voglio assaggiare la cioccolata invece. Questa sarà la Pasqua più bella del mondo, perché l'uovo di Pasqua di Ninna e Matti lo potrete avere tutti, perché vi basterà andare in qualsiasi supermercato. Sembra molto buono. Oh sì. E boom. No, mi hanno rubato la sorpresa. Non posso crederci, ho trovato Ninna, Ninna principessa. Ecco qui, questo è per te. Anche a me. Questo è per te. Questo è per te. Grazie. Un pezzettino per favore. Per te niente, perché tu hai perso la sfida. Grazie Matti. E mi raccomando, collezionate tutte le sorprese che ci sono nelle uova di Pasqua. Ma loro non sanno che rovinerò il loro pigiama party. Non c'è pigiama party senza i popcorn. È vero, ma a chi servono questi bottoni? Questi servono a creare popcorn. Fermo Marco, fermo. Io non sono mai stato bravo a fare i popcorn, io sono bravo a mangiarli. Anche io in realtà. Va bene Marco, allora puoi assaggiarli. Davvero, sì, posso? Sì. Manca un po' di sale, vado a prenderlo. Va bene, non so se quando tornerà ci saranno ancora i popcorn. Ah, stanno venendo proprio bene. Sì, guarda che bei colori. Quella del mio colore è un po' più bruttina, però sembra molto buona. Ragazzi, comunque vi devo confessare una cosa. Che cosa, sì. Jasmine? Mi vergogno. Dai, siamo tra amici tanto. Mi piace. Devo prendere il sale. Marco, ma è così brutto. Scherzando. Guardate quanto è bello, con quei suoi occhi, con quei suoi capelli bellissimi, marroni come... Ma da quanto ti piace? Un po'. E che cos'è che ti piace di Marco? Te l'ho detto. Senti, però qua dobbiamo trovare una soluzione per farvi fidanzare. Giusto, potremmo organizzare un qualcosa. No, io mi vergogno, no, non ci sto. Ma infatti tu non ti devi preoccupare di niente, ci pensavo. Assolutamente. No, mi ci vorrei fidanzare, questo è ovvio. Ma no, mi vergogno. Jasmine è innamorata. Jasmine è innamorata. Basta, io vado a vedere un film. Anche noi. Jasmine è innamorata. Jasmine è innamorata. Qui ho preso i popcorn gialli, proprio come il mio pigiama. Invece i miei sono verdi. Buonissimi. I miei però sono più belli perché sono blu, infatti quasi quasi non vorrei mangiarli. Ah, che bello il pigiama party di un colore e tutto del nostro colore. E i miei popcorn sono... Sta iniziando il film. Silenzio. Guardate. Aio. È bello questo soffitto. Molto bello. Mi avete lasciato da solo con Marco. No. E vabbè, almeno dici com'è andata, no? Infatti. Ragazzi, è Marco? Che cosa è successo? Andiamo a vedere. Sì. Marco, perché hai spento le luci? Non le ho spente io, si sono spente da sole. Si sono spente? Non si vede niente. Ho capito, è vero che è un pigiama party, ma così non si vede veramente nulla. Cosa possiamo fare? Comunque stanno succedendo un po' di cose strane. E le luci, e il piatto. Vabbè, dobbiamo riaccenderle, giusto? Sì. E io credo di sapere dov'è l'interruttore. Torno subito, state tranquilli. Mi stai presto? Sì, grazie Matti. Ok, interruttore. Ma non si vede proprio niente qui. Ok, forse adesso è un pochino meglio. Interruttore generale. Gira a destra e se non sbaglio dovrebbe essere qui nei paraggi. Eccolo! Falsacchiotti, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale, perché sto finalmente riattivando la corrente. Ora questo, poi questo e questo. Oh, ma perché non si riaccendono le luci? Ti prego, per favore, nemmeno così. Uffa, basta, non funziona, mi arrendo. Ragazzi, io ci ho provato ma non ci sono riuscito. Come no? Mi dispiace. Ma anche tu sei d'accordo con me? Dobbiamo andare via. Sì, con questo buio non si può fare niente, ragazzi. Cioè, non ha senso rimanere qui. Andiamo. Andiamo a bordi. Ma no, aspettate, non possiamo annullare il pigiama party del tuo colore. Dobbiamo resistere anche se le luci non si accendono, vero Matti? Giusto, ci inventeremo qualcosa. E quindi vi propongo un altro challenge. Ultima chance. Sì. Va bene. La challenge consiste nel riuscire a trovare degli oggetti del proprio colore usando le candele. Ti piace? È bellissima. Allora iniziamo? Meno male. 3, 2, 1, via! Iniziamo a cercare. Andiamo. Oh, quella cosa lassù è gialla, ma non riesco a prenderla. Uffa. Trovato, trovato! Devo trovare qualcosa del mio colore. Ah, che fai? Ce l'hai sotto gli occhi? Wow, l'ho trovato, che bello! Non posso crederci, ci sono un sacco di cose buone da mangiare. Oddio, qualcosina così. Adesso devo assolutamente andare. Julie? Cosa stai facendo? Niente. Stai mangiando? No, non sto mangiando, è che mi è venuta praticamente un problema al dente. Tutte scuse, questa è una challenge, non puoi mangiare. Va bene, tieni, ti aiuto io. Una cosa del tuo colore. Ciao. Grazie. Ma non è rosa, è viola. Me la pagherà. Beh, nel complesso direi proprio di sì. Il nostro libro è soprattutto celeste, guardate. Oh, scusa Matti, non ti avevo visto, perdonami. Pippo! Lo so, ero un po' distratto a cercare delle cose verdi. Scusa, questa lampada è perfetta. Oh, ci picchia, anche con questa candela non riesco a vedere nulla. Oh! Candela, non ti spegnere! Ti prego, non farmi questo! Non te l'ho mai detto che non bisogna scherzare con il fuoco! Ragazzi, tempo scaduto! Avete trovato il vostro oggetto del colore? Oh, sì, l'ho trovato! Io non ho trovato niente, amici! Ma Samantha, hai due cose rosa in mano. Hai ragione, Ninna! E poi è dall'inizio che ce li ho in mano! E scusatemi, oggi sono un po' sbadata, grazie, ho vinto! Io invece non ho trovato nulla! Ho anche perso la mia candela! La mia si aspetta, nemmeno io ho trovato nulla! Beh, allora, visto che siete gli unici due a non aver trovato niente, penitenza! È giusto! È il momento di accendere le luci per fargli prendere un bello spavento! La challenge sarà The Florislava nel tuo colore! Oh, sono tornata! Le luci! Wow. Oh, sì, che bello! Potrete camminare solo sui cerchi del vostro colore, quindi Marco rosso e Jasmine viola. Se sbaglierete avrete perso. Buona fortuna! Dobbiamo arrivare alla coppa! Anch'io finalmente parteciperò al pigiama party, ma seguirete tutte le mie regole. Da adesso sarò il capo del pigiama party. Marco? E tu chi sei? Danny! Non ci posso credere! Ma eri tu! È proprio lui! Io non me lo sarei mai aspettato da lui! Aspetta! Ma come sei riuscito a entrare in casa? Beh, è stato facile, avevo la chiave. Beh, non siete degli ottimi amici. Volevo essere invitato anch'io, non l'avete fatto, quindi ho deciso di rovinarvi il pigiama party. Ma noi ti abbiamo invitato al pigiama party, vero? Sì, certo. Cosa? Davvero? Oh, scusate, non l'avevo visto. Vieni. Oh, grazie Matti. Magari la prossima volta, Danny, controlla bene il cellulare prima di rovinare il pigiama party. Il pigiama party al mondo sta per iniziare. Dai, prima io. Eccomi, sono arrivati! Non vedo l'ora, apriamo! 3, 2, 1, via! Ragazzi! Sì! Abbia inizio il pigiama party il più bello del mondo! Ragazzi, non sto più nella pelle! Perfetto! Le cose che dobbiamo fare le ho scritte tutte nella lista. possiamo attaccare le figurine dell'album, guardare un film, farsi le maschere, raccontare storie di paura e lotta con i cuscini. Lotta con i cuscini! Cosa? È il momento di guardare un film horror. Siete pronti? Sì! Ma non è che vi spaventate? Ma va, Ninna! Noi siamo coraggiosi! Ok, allora vado! Silenzio, per favore, Ti piace il film? Sì, mi piace! Ma ti rendi conto che cosa hai fatto? Il pigiama qual è il mio? Ma tu sei una copiona, ma stai zitta! Sei tu una copiona! Ma sei tu! Ma è colpa tua, non è colpa mia! Zitta tu! Copiona! Comunque potevi anche non farli cadere i popcorn. Mi sono spaventato. Vabbè, vado a vedere chi è. Andiamo. Chi è? Non c'è nessuno. Cosa? No, e poi io non ho invitato nessun altro al pigiama party. Siamo 8 e 8 rimaniamo. Effettivamente. Oh, Matti. E questa? Hai ordinato la pizza? No, non sono stato io. Però sinceramente me la mangio volentieri. Anch'io ho un po' di fame. Grazie a chi ce l'ha regalata, allora. Non vedo l'ora di mangiarla. Ragazzi, è arrivata la pizza. Mangiamo. Ok ragazzi, mangiamo. Che fame. Vi osservo. Ma che significa vi osservo? Buonissima. Ma è molto strano. L'avete ordinata voi questa pizza? Infatti. Effettivamente no, è un po' strano. Io fossi in te, Matti, non la mangerei quella pizza. Potrebbe essere avvelenata. Aspetta un attimo, vediamo da dove viene. Ma perché c'è un numero di telefono qui? Prendete un cellulare, sbrigatevi. Proviamo a chiamare questo numero di telefono. Ok ragazzi, chiamo io. No, chiamo io. No, chiamo io. Ah, litigare. Zitte. Chiamo io, va. Non risponde nessuno. Vabbè ragazzi, alla fine non sarà niente. Ma sarà uno scherzo, credo. Sì, no? Sarà uno scherzo di qualcuno, quindi direi di stare tranquilli e sereni. Tranquillissimi. Però ora potremmo fare il momento maschere di bellezza. Così, un po' sulla fronte, stemmiamo qui, anche sul caso. Alza il mento. Ok, ci siamo. Sei bruttissimo. Tu e anche appiccicoso. Non fai troppo ridere. Ma senti chi parla, senti. E perché la tua è gialla? Ma si può sapere per quale motivo avete dovuto poggiarci così? Vi state rilassando. Pizzica un po' la faccia. Ispirare. Mi è venuta un'idea. Potremmo fare il momento smalto e mettere lo smalto ai maschietti. Sì. No. Almeno lo smalto no. Ok. Cos'era questo rumore? L'avete sentito? Ma cos'era? Non lo so, dalla palestra proveniva. Oh mamma mia. Ho iniziato ad avere paura, ragazzi. Sta iniziando a piovere fuori. Ah, vabbè, ma è solo un temporale, di che avete paura? Però per sicurezza andate a controllare, visto che ci siete, no? Insomma. Andate a controllare voi maschi, no? Ma no, visto che tu sei così coraggioso, come dici? Noi dobbiamo rimanere in guardia della nostra sala del pigiama party. Quindi dai, andate a controllare. Siete più uomini. Meno male. E adesso che facciamo? Andiamo a levarci la maschera. Sì. Secondo voi cos'è stato? Non lo so, Ninna. Sì, ma non urlate così. Ma perché ci è venuta quest'idea? Questo temporale è terribile. Ma soprattutto perché noi? Visto che le ragazze ragazze non sono ancora tornate. Che ne dite se abbiamo qualche pacchetto di figurine? Sì, 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 ok. E allora dai, prendetele. Grazie. Andiamo a spacchettare il nuovo album di figurine di Ninna e Matti. Tutto quanto da completare. Beh, che avete trovato? Allora, guarda, ho trovato Matti e Ninna. Ma ce l'ho già. Questa anche sì. Ma tu già hai trovato tutti i doppioni. Questa non ce l'ho, sì. Oh, vabbè, sì, meno una. Pippo, sì, tu invece cosa hai trovato? Allora io questa, ma questo sei tu, ma che faccia hai? Sì, guarda, faccio esattamente così. Ma le ragazze dove sono? Non sono ancora tornate. Effettivamente è passato un po' di tempo, vogliamo andare a vedere? Direi di sì. Sicuri? Andiamo a controllare, dai. Ragazze, siete ragazzi? Ma non sono in palestra. Ma sembra tutto ok. Che sta succedendo? Che cosa facendo? Aiuto! Ho aspettato un attimo. Si sono spaventate. Ma sono Giulia e Jessie. Non ci posso credere. Siete dei fifoni. Avete paura. Avete paura. Andiamocene via. Andiamo. Dai, però è stato divertente. Certo, sì, come no. È tutto spento qua. Ma cos'è successo? Oddio, no. Allora mettiamoci qua e potremmo giocare a carte. Vi va? Fai un'ottima idea, direi. Sì, dai. Ragazzi, sì? Cos'è? Ti vai a controllare. Vai. Ma perché devo andare proprio io? Dove vado, Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Cosa? Ma non c'è nessuno qui. Ma l'avevate visto anche voi prima, vero? C'era una volta, in un mondo lontano, forse non troppo lontano, una vecchia signora brutta, con dei brufoli, con delle unghie lunghe. I baffi, anche i baffi. Sì. E si diceva che questa signora amava giocare con i troll. Sì, di notte, e che spaventasse anche i bambini facendo boom! Questo faceva paura, brava. E poi si diceva anche che... Aspetta ragazzi, che cosa sono quelle cose là? Ma sono delle impronte. Andiamo a vedere. No. Forse è meglio che andiamo a vedere, dai. Ok. Ma che cosa sta succedendo oggi? Aspetta, ma dove andate? Ma che stai facendo? Andiamo. Illumina per bene, Sì. Che paura. Ricordatevi che sono le 3 di notte. Aiuto, ora ci attaccano. Io non vedo niente. C'è qualcuno? Sta suonando. È il telefono che suona, andiamo a vedere, Matti. Io e Ninna andiamo a rispondere al telefono. Voi continuate. Oh no, non voglio andare. Io prima. È il numero di prima. Cosa? Sì, è quello della pizza. Non ci posso credere. Perché devo andare avanti? Non preoccupatevi ragazzi, ci sarà il mio amico a salvarci. Rispondiamo? Beh, direi di sì. Non è che è un alieno? Ma cosa sono queste impronte? Io ho paura. Illumina. Entriamo qui. Entriamo? Sì. C'è qualcuno? Entriamo! Oddio! Davvero spaventoso! Ragazzi! Che c'è scritto là? Sono dietro di voi! Siete dei polli! Vi siete spaventati! Scherzetto! Era tutto organizzato da noi due, Batti 5! Il pigiama party è riuscito! Sono un qua. Ah no, che cosa sono io, Ninna? Un panda. Sono un panda. Party panda. E oggi stiamo per fare un pigiama party tutti quanti insieme. Esatto, è sera, tra poco si andrà a dormire, ma noi faremo un bellissimo pigiama party tutti insieme. Sì, ma non è ora di dormire, Robby. Dobbiamo fare prima tutte le cose che si fanno durante i pigiama party. Posso dire una cosa? Il mio pigiama è il più bello di tutti. No, non credo, guarda il mio. Sentite, secondo me non c'è competizione. Ah sì? Il mio viva corto. Attenzione, ci vediamo il 7 maggio al centro commerciale Le Porte di Napoli per il firmacopie del nostro nuovo album alle ore 16. E ci vediamo anche a Roma al centro commerciale Tiburtino l'8 maggio alle ore 16. Vi aspettiamo! Vabbè, votate nei commenti qual è il vostro pigiama preferito, ma ora iniziamo a preparare la nostra stanza per il pigiama party! Yuhu, andiamo! Aiuto! Ok, eccomi. La prima cosa da fare quando si fa un pigiama party è mettere questo per terra, perché noi dormiremo tutti qua sopra. Guardate che bello! Oh, io sono Mini, mi metterò qui! No, aspettate un attimo. Ho detto che io dormirò qua sopra, non con voi. Vedete, questo è lo spazio che mi serve per dormire. Sì, Ninna, ma quando si fanno i pigiama party si condivide tutto, quindi noi saremo qui vicine. Ok. Robby, ma si è addormentato. Uffa. Robby! Che dimmi? Dobbiamo fare il pigiama party, non è ancora ora di dormire. No, avvisatemi quando posso andare a dormire, che io ho sonno. Ehi ragazzi! Qualcuno vuole un po' di cibo? Oh sì! Questo è il nostro buffet! Eh sì, il buffet del pigiama party, guardate quanti dolci, caramelle e patatine! Posso iniziare a mangiare? No! Prima dobbiamo preparare tutta la stanza! Già, sì. Ma si scivola qui! Vabbè, guardate per questa fantastica occasione cosa ho comprato! La coperta di Minecraft con tutti i creeper! Ma guarda noi qui cosa abbiamo! Abbiamo un super sacco a pelo! Sì, Robby... Però c'è un problema, non so se ci entriamo insieme. Ma sì che ci entriamo, io sono piccolo, Dani, qua guarda, io sono piccolo. Sì, piccolissimo. Allora, io metto una gamba e tu due ci siamo quasi, ecco. Sì, perfetto. Dani, allora, sai cosa ti dico? Che tu andrai fuori, ma... sì, ecco così. Ma come fuori? Ma qui non c'è spazio, io sono quasi fuori dalla coperta. Dovete lasciarmi più spazio. Non attendo un creeper. Ma Ninna dov'è? Dov'è andata, Ninna? È quello che mi chiedevo. Lo so, avevo detto che non potevamo ancora incominciare a mangiare, però sono troppo buoni questi cornettini. Ma tu stai mangiando! Non ci posso credere! Non sto mangiando, stavo sentendo se la qualità di questo cornetto era buona. Ah sì, e perché io vedo che c'è un morso. No, 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 è fatto così. Strani. Quindi possiamo iniziare a mangiare? Sì, però aspettate, dobbiamo assegnare i bicchieri. Io prendo quello rosa come il mio pigiama. Io questo qui viola. Io questo qui verde come il mio. Matti, c'è solo questo per te. Uffa, però ero troppo lontano. Vabbè, tanto abbiamo così tanto cibo che possiamo mangiare per tutta la notte, via! Fare il pigiama party è la cosa più divertente del mondo! E poi possiamo mangiare sia il salato che il dolce assieme! Non è stata una buona idea! Che schifo! Robby, ti propongo una sfida. E io, Matti, ovviamente accetto. Ok, faremo una gara di mattinine in questa pista. E chi perde non potrà mangiare per un'ora. Cosa? Ok, ma io prendo Mario. Ok, ci sto. 3, 2, 1, schiacciante, ha vinto Luigi. Ma cosa dici? Non è vero, Luigi è lì a terra e Mario è lì a terra. Sì, ma io sono arrivato prima di te all'arrivo. Replay. Robby, guarda che non puoi mangiare, hai perso la sfida. Ma non è vero, ma chi l'ha detto? Tranquillo, mangerò io anche le tue patatine. Quando guardiamo un film di paura... Cosa? No, sì, paura no. Sì, quelli con gli zombie, fantasmi. No, nessun film di paura. Adesso ci dobbiamo mettere un po' a dormire per riposare, giusto? Dormire, vero Robby? No. No, sono d'accordo con Ninna. No, siete due fifoni. Dai, riposiamoci un pochino e tra mezz'ora ricominciamo a giocare, dai. Ok. Io sono un po' scomodo però. Ma io non ho spazio. È uguale. Robby, ti stai mangiando i miei capelli. Tu li metti in faccia a me, è ovvio. Dai, buonanotte. Mamma mia, quanto sei calda. Robby. Idea, Matti, andiamo a mangiare? No, facciamo uno scherzo alle ragazze. Uno scherzo? Sì. Io ho un costume da fantasma. Un costume da fantasma? Sì. Se vuoi lo prendo e te lo do, così tu le spaventi, che ne dici? Ci sto, vai. Allora, quello è il costume e questo? Poi c'è anche la maschera. Beh, Matti, dici che fa paura sto costume? Fidati di me, indossalo. Ma dici che niente a questo costume? Ma provalo, non lo so se ti entra. Ok, ma come si infila? Beh, dovresti... Sono un fantasma. No, non sei un fantasma ancora perché l'hai fatto cadere a terra. Allora, aspetta che ti do una mano. Allora, dovresti... No, non mi devi dare una mano, mi devi aiutare a mettere il costume, Matti. Ok, allora facciamo così. Ok, molto bene. Adesso facciamo no, ho sbagliato anche io. Ah, ho un'idea. Svegliamo Ninna e così mi aiuta lei a mettere, così poi la spaventiamo. Sì, che ideona. Che c'è? Ok, adesso mettiamo questo e... Beh, direi che... Direi che al contrario... Ecco, perfetto. Ora ascoltami bene, io andrò da Ninna e Dani. Sì, Robby, esatto, dovrai fare proprio questo, ma prima io le sveglierò e dirò che, non lo so, sembra che ci sia un fantasma in zona, mi è sembrato di vederlo, ok? E poi dopo tu compari e le spaventi, va bene? Lo prendo per un sì. Ok, devo fare piano, ecco qui, ok, che abbia inizio la prossima fase dello scherzo. Ninna, Ninna, Dani, Ninna, ascoltami. Ho visto un fantasma. Cosa? Mi è sembrato di vedere un fantasma, ve lo giuro. Ninna, io ho capito chi è il fantasma, anche io. Piaciuto lo scherzetto del pigiama party? Robby, io non ci posso credere, non sono divertenti questi scherzi. Ops, scusate. Che buone, scusate, è passata un'ora? Sì, è passata, puoi mangiare. Anche se per lo scherzo che ti hai fatto io ti farei non mangiare per tutta la vita, però ok. Esatto. Ho un'idea. Che ne dite se, come un vero pigiama party, giochiamo al gioco della bottiglia? Sì, ok. Troppo divertente? Inizio io. Vai. Ninna, tocca a te. Che cosa devo fare? Ninna, ti sfido. Devi riuscire a prenderlo mentre lo lancio. Ok, va bene, vai. Ok? No! Ma tu dovevi centrare la mia bocca! Dove è finito l'orsacchiotto adesso però? Non lo so, sta facendo più. Eccolo! Vai, ritenta! Sì! Ce l'hai fatta! Buono! Ma non era una penitenza, gli orsacchi sono buoni! Infatti le penitenze più brutte saranno solo a te, Robby, guarda! No! 3, 2, 1! Ora bruttissima a te. È uscita a me. Matti, ce l'ho io una sfida da farti fare. Devi riuscire, senza tapparti le orecchie, ad ascoltare una canzone di Ninna e Dani assieme. No. Microfono. Oh no. 3, 2, 1. Jingle. Così brave che guardate noi. Ne vuole un'altra, ok. Matti, sei di notte. Cosa devo fare? Devi farti fare il solletico da Robby. Ninna, sì. Giochiamo a ping pong. Ok, inizia tu. Ping pong sotto le coperte? È troppo divertente. No, 1-0 per me. Vai. Uda. No, Matti, ma non è giusto. Quanto è divertente giocare ai videogiochi sotto le coperte. Ho sempre sognato di fare una cosa del genere. No. E poi è... No, punto per te. È notte fonda, ragazzi. È notte fonda, io e Ninna stiamo giocando ai videogiochi. Aspetta. Uffa, vabbè. Brava. Chi fa questo vince. Ok. Non posso sbagliare. Non sbaglierò mai. Sì, vittoria per Matti. Sono arrabbiata. È il momento della storia di paura. No, io ho sempre avuto paura delle storie di paura. Dai, inizia a raccontarla. No. Dovete stare in silenzio perché gli spiriti potrebbero sentirci. Sì, Ninna, ma io non riesco a dormire la notte se tu racconti una storia di paura. C'era una volta in una casa abbandonata tutta scura. In che via? Non lo so. Piena di ragni e ragnatele. No, i ragni no. Una strega capitava all'ultimo piano in soffitta. Come si chiamava? Gianna. Quando ci sono le soffitte finisce sempre male. Gianna, la strega, stava facendo una pozione. Aspettate! L'avete sentito? Cos'è stato? Ninna, se questo è uno scherzo come quello di Robby, non è divertente! No, ma sono qui! Non è uno scherzo! È un ladro! Un ladro? No! No, vabbè, dai, forse non era niente. Stavo dicendo, la strega Gianna stava facendo una pozione. A un certo punto, però, dal suo calderone uscì fuori... Ninna! Mi sono spaventata tantissimo! Va bene, adesso basta storie di paura. Aspettate, lo avete sentito? Questo sì, anche io. Sapevo io che finiva male. Ciao. No, ma ti aspetta. Ragazzi, questo non è niente. Ti aspetta la luce. Oh no, e ora che cosa facciamo? Lui mi sta toccando. Ragazzi, lui mi sta toccando. Si era scaricata la luce. Comunque è meglio andare a vedere. Andiamo a controllare cosa sta succedendo. Cosa fai? Non puoi andare a vedere. Non si va mai a vedere. Andiamo, fifoni, venite. Però io l'avevo detto. E quindi dove andiamo a vedere? Non lo so. Forse in cucina, Ninna. Secondo me veniva fuori dalla porta. Oh no, non mi dite che qualcuno sta provando a entrare. Un ladro, no, un ladro no. Meglio di un fantasma. Ok, e ora che arriveremo alla porta, chi la aprirà? No, tu. No. Tieni, Matti, un piccone. No, l'aprirà Dani. Tieni, Dani. D'accordo, l'aprirò io. Come tu no? Vado, fai attenzione. Aspettate. Cosa? Ah, no, ho sentito male. Ok, vado, vai. C'è nessuno. Guarda più fuori. No, l'hai chiusa fuori! È fuori con il ladro! Non c'è nessun ladro, era tutto inventato! Era uno scherzo nello scherzo? Sì! Ci hai fatto uno scherzo! Sì, ora però facciamo rientrare Dani. No, lasciala fuori! Andiamo a mangiare! Continuiamo il pigiama party! Ciao! Ragazzi! Perché si sono spente le luci? Aiuto! Oh, che bello! Guarda qui, abbiamo creato il pigiama party più incredibile della storia! È vero, ma è tutto bellissimo! Sono davvero contenta! Ma quando arriva mercoledì? Sì, infatti, manca solamente lei. Proviamo a chiamarla. Mercoledì! Io non sento nessun passo. Nemmeno io. Spero non stia combinando un altro casino. Mercoledì! Ma dove sei? Finalmente! L'unica cosa bella di questo pigiama party è il pigiama che mi avete comprato comprato, tutto il resto fa schifo, tutto colorato, non posso toccare niente. Devo ammettere che hai scelto un pigiama perfetto. Brava. Hai visto? Il pigiama party è una cosa divertentissima da fare. Guarda, c'è anche il cibo. Ci sono i marshmallow. Ne vuoi uno? Io ho portato il mio cibo personale, non voglio il vostro cibo schifoso e zuccherato. E che cibo hai portato? Dai, sono curioso. I miei lecca-lecca personali, i miei vermi essiccati. Oh, ma che schifo! Ma... buoni, buoni. No, 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 oh. Era quello alla fragola. E poi il piede essiccato di troll. Ti piacciono davvero queste cose? Ovvio. Hai mai assaggiato i marshmallow abbrustoliti? No. Beh, allora guarda, fai come me. Devi metterli qui vicino al fuoco e aspettare che diventino un po' abbrustoliti. Io non voglio mangiarli. Ma provali, dai. Esatto, sarà divertente. Ok, va bene, io sono pronto. Oh, esce il fumo. Oh no, ha preso fuoco. Ok, vediamo. Esatto, in questo modo il fuoco li renderà molto più saporiti. Ok, però non devi... oh no, mercoledì, 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 sta diventando tutto nero. Lo mercoledì, stai bruciando. Mercoledì lo stai bruciando tutto. Oh, oh. Che schifo. Così è buono invece. Ma no. No, no. Vuoi provarlo? No, no. No, sicura? No, no, no. Nemmeno io mercoledì. Questo pigiama party è noioso. Non si possono bruciare i marshmallow. Non posso dormire nella mia bara. Non posso fare niente. Non posso nemmeno toccare queste coperte perché sono tutte rose e bianche. Aspetta, aspetta. Ho un'altra idea. Questa ti piacerà. È il momento di movimentare un po' la serata. Avete 10 secondi per nascondervi a partire da adesso. 1, 2, 3, 4. Giocata un nascondino al pigiama party. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arrivo. Vediamo un po' dove si sono nascosti. Qui non mi sembra di vedere nessuno. Vediamo se c'è qualcuno dietro quest'orso. Non c'è nessuno nemmeno qui. Ok, la stanza è davvero piccola. Non capisco come io non abbia trovato ancora nessuno. Ma aspetta un secondo. Ma questo è un piede? Se c'è un piede vuol dire che c'è anche qualcuno. Vediamo un pochino. 3, 2, 1. Ah, lo sapevo! Samantha, sei stata trovata. No, no, ma non sono io. Ah, non sei Samantha, sei un fantasma? Bravo. Certo, vado a cercare l'altro fantasma allora. Mi ha trovata. Non avevo ancora controllato qui. Non mi sembra di vedere nessuno qui dentro. C'è nessuno? Ma perché non vedo nessuno qui? Era l'ultimo nascondino rimasto. Mi arrendo, non trovo nessuno. Non so più dove cercare. È arrivato il momento più bello del pigiama party. Le storie di paura. C'era una volta una strega in una casa abbandonata, nel nulla cosmico. Una strega, hai sentito? Mamma mia. Ne conosco tante e sono molto più cattive di così. E questa strega preparava una pozione magica per avvelenare tutti i bambini del mondo. E a un certo punto rapì un bambino e lo avvelenò. No! L'ha avvelenato, hai sentito? Mamma. Ma di cosa hai paura? Delle streghe e degli avvelenamenti, ho paura. Sei proprio un bambino. Adesso la racconto io una storia. C'era una volta un bambino che non aveva messo mi piace e che non si era iscritto al canale di Ninna e Matti. E lo vuoi sapere che fine ha fatto? Sinceramente no. Vabbè, io te lo dico comunque. È stato rapito dagli alieni. Quindi è stato rapito dagli alieni. Capito? Fa paura questa cosa. Devono lasciare tutti un mi piace e iscriversi al canale. Mi sto quasi addormentando. Ah sì? E allora se la sai raccontare meglio tu, beh, prego. Conoscevo tanto tempo fa 3 ragazzi che decisero di fare un pigiama party in una casa molto colorata. Perché questa storia sembra riguardare proprio noi in questo momento? Esatto. Tutti e 3 volevano dormire ma non ci riuscirono perché sentirono un rumore provenire dalla stanza a fianco. E poi uno dei 3 sparì e morì per sempre. Io voglio solo scomparire, non l'ascolterò più. Ciao. No, io penso che me ne andrò da questo pigiama party, sta diventando più pauroso del previsto. Sentite, che ne dite se facciamo adesso qualcosa di più allegro e divertente? Ottima idea, Matti. Vorrei dire noioso. Guardate, qui ho il memory di Ninna e Matti con tantissime carte e dobbiamo riuscire a trovare la coppia per vincere il gioco. Wow, divertente. Io sono fortissima, sono fortissima. Non vedo l'ora. Allora, abbiamo sistemato le carte. Adesso mercoledì tocca a te. Trova la prima coppia. Devi scegliere 2 carte, hai capito? Ok, Ninna e Matti che si baciano. Carta sbagliata, hai perso. Io non perdo mai, un punto a me. Ma non è vero, vabbè, adesso tocca a me. Vai, allora, Matti. Io faccio questa qui e questa qui. Sbagliato. Ora tocca a me. Oh, questa l'avevo vista. Sì! Che fortuna! Ho preso la prima coppia. Tocca a me. 1, 2. Wow, che bello, indovinato. Aspetta, ma mercoledì è riuscita a fare una coppia prima di me. Non è possibile, adesso recupererò. Io scelgo questa e questa. Cosa? Aspetta un attimo, ma perché ho fatto la coppia ma su questo Matti ci sono dei baffi? Non è possibile, qualcuno mi ha fatto uno scherzo. Dovevo rendere il gioco più divertente, no? Mercoledì, ma hai rovinato la carta. Adesso questa cosa non si cancellerà più. È stato divertente. Però tranquillo Matti, puoi comprare un altro memory o su Amazon o nei negozi nel link in descrizione. Mercoledì, esci dai. Mercoledì, vieni fuori. Questo pigiama party è noiosissimo. Noiosissimo? Ma se stiamo per giocare ad obbligo verità? Ecco appunto, io non voglio giocarci. Ma perché no? Dai, è divertente. Gira la ruota, dai. Ma perché non facciamo mai quello che voglio io? Questo gioco è divertente, ci sono un sacco di cose che devi assolutamente fare. Ad esempio, imitare un fantasma. Oh, che cosa divertente, imita un fantasma. Tieni. Sembri un fantasma un po' buffo però. Ma dov'è finita? Non lo so. Mercoledì? Mercoledì? Ah, il fantasma. Aiuto! Il fantasma non può toccarti. Ho fatto la mossa dell'uccisione. Facciamone un altro. Disegna un altro. Spero che lo disegnerai bene, visto che sono i miei animali preferiti. Allora, disegniamo questo ragno. Non è che sia molto brava a disegnare, eh? Ok, è carino. Facciamolo felice, però. Che bel ragnetto. I ragni non sono felici. E poi hanno 8 zampe, non 4. Ma questo era il mio ragnetto, non il tuo. E tocca anche a me. Cosa ti fa più paura? La cosa che mi fa più paura in assoluto è mercoledì. Io? Proprio tu. Non stare così vicino, mi sento un po' osservato. Dai, mercoledì, ti prego. Ora mi voglio divertire un po' anche io. E perché hai preso tutte queste candele? È il tuo compleanno? No, dobbiamo invocare i fantasmi. Ma sei seria? Ma prima ti sei finta un fantasma. Cioè, nel senso, è uno scherzo, i fantasmi non esistono, no? È ovvio che esistono e ora voglio che anche voi li conosciate. Ma è impazzita. Ehi! Non è divertente, mercoledì, lo so che è la prima volta che fai un pigiama party, ma non è così che si fa. Che è successo? Stanno arrivando i fantasmi. Cosa? Ma cosa stai dicendo? Dove? No. Eccoli tra noi. Dove? Dove? Ma come? Ciao fantasmi! Venite qua! No, non venite qua! per fare una cosa bellissima. So che lo volete fare anche voi, ma sto per svegliare Matti. Voi ora mi chiederete: come fai ad essere così sveglia alle 3 di notte? Vi svelo un segreto: ho appena mangiato un cornetto con Nutella. Era buonissimo, però dobbiamo fare piano, non dobbiamo svegliare Matti che sta dormendo beato nel letto. Come vedete non siamo a casa nostra, ma siamo in hotel perché ieri abbiamo fatto una cosa speciale. Però io mi sto annoiando, è ora di dare una svegliata a Matti che sta dormendo da più di 2 ore. Guardate quanto è bella questa camera d'hotel e lì c'è Matti, sì, che sta dormendo. Non si è svegliato nemmeno con le luci accese. Ma aspettate, che cos'ha? Sbaglio o sta dormendo abbracciato ad una cosa? E questa cosa è proprio il nostro libro! Matti! Sapete come si sveglia Matti? Ve lo faccio vedere subito. Buonanotte Matti, non sto per fare niente, tranquillo. Dov'è? Eccolo, questo è il suo piede. E ora andremo a cantargli una canzoncina. Ciao piccolo piede. Ciao piccolo piedino, sei molto carino, sei molto carina. Oh, che cos'è? Matti, buongiorno, sono le 8. Sono le 8? Sì. Ma sono le 3. Ah, ma avrò confuso le 8 con le 3, sai, alla fine sono simili quei numeri. Perché mi hai svegliato alle 3 di mattina? Per fare una cosa bellissima che facciamo sempre in hotel e che non vedevo l'ora di fare. Dormire? No. Il nascondino! Il nascondino, Ninna, ma tu sei tutta impazzita, il nascondino alle 3 di notte, no? Io devo dormire, non mi interessa, ciao. Va bene, allora mi porto via questo. 1, 2, 3, 4, 5. Per fortuna Matti ha deciso di giocare a nascondino e io mi nasconderò con il nostro bellissimo libro. E sapete qual è il mio primo nascondiglio? Esatto, proprio l'armadio. Vi sembrerà banale, però è il nascondiglio più bello del mondo e è molto spazioso. 7, 8, 9. Andiamo ad aprire, guardate, è gigantesco e ha anche la lucina. Quello sarà il mio posto. Questo lo appoggio qui e mi vado a mettere dentro. Oh, si sta chiedendo tutto. È un po' buio. Ciao. Forse ho paura del buio. 10, sì, dopo 9 c'è 10. Ma non posso io fare questi nascondini così da sonnambulo, cioè sono le 3 di notte. E se ci fosse qualche fantasma qui? Insomma, io ho un po' di paura, nel senso, potrebbe esserci un fantasma nell'hotel alle 3 di notte. Lo sapete, no? Quelle leggende che se poi nei corridoi degli hotel compaiono i fantasmi. Ecco, beh, proprio quelle. Insomma, essere rapiti da un fantasma alle 3 di notte, il giorno prima dell'uscita del libro, non mi sembra per niente un'ottima idea. Quindi Ninna, ti prego, fatti trovare subito ed evitiamo qualsiasi tipo di inconveniente, ok? Qui nel bagno non c'è nessuno, ci sono solo io che mi ripeto infinite volte. Wow, che bello! E qui ci sono io ancora una volta, ciao! Beh, c'è da dire una cosa, la stanza dell'hotel Falsacchiotti in realtà è finita, non è che sia chissà quanto grande, quindi Ninna, mi puoi dire dove sei nascosta? Perché io non ci sto capendo più niente. Credo di aver capito. Si è messa dietro la spalliera del letto. Vedete che qui c'è uno spazio? E questo spazio l'ha occupato Ninna. No, non c'è niente qui. Bene. Vuoi tirare fuori me, il vero campione del nascondino, eh? Ok. Sappi che farò qualunque cosa per trovarti. E Falsacchiotti, ricordate di lasciare un mi piace e di taggarci su Instagram se andate in libreria a comprare Ninna e Matti il portale magico domani. Vediamo un po' cosa c'è qui. Una cassaforte. Magari è nella cassaforte, Ninna. No, niente cassaforte. Qui ci sono solo scaffali e qui c'è anche il frigobar con tantissime bibite buone. Ma Ninna purtroppo non è una bibita. Ragazzi, Matti ancora non mi ha trovato, però ho aperto un po' l'armadio perché voglio farvi vedere una cosa. Qua vicino al nostro libro ci sono delle bellissime ciabatte rosa che ora mi metterò ovviamente perché io sono una principessa e mi merito delle ciabattine dell'hotel carinissime. E voi quando andate in hotel non vi mettete sempre le ciabatte che vi danno? Io sì. Eccole qui, si intanano pure al mio vestito. Però ora chiudiamo di nuovo. Ciao. Sto cercando cercando di capire se sopra di me ci sono delle stanze nascoste, ma siamo in un hotel, quindi credo sia impossibile. Però, aspettate, lì c'è un buco. No, scherzo, non c'è niente. A questo punto abbiamo visto questa, proviamo a vedere questa, no? Ah, niente, niente di niente. Aspettate un attimo, ma qui c'è il libro. Non ci posso credere, Ninna aveva nascosto il libro qui. Ho visto... un braccio o sbaglio? Ah, no, non ci posso credere, era solo un vestito appeso. Uffa però. E questo vestito indossa anche delle ciabattine rosa dell'hotel. Beh, vabbè, ok, ho capito, qui non c'è niente. Ovviamente no. Stavo scherzando. Non sei stata trovata. Però ci hai messo tantissimo, quindi mi reputo ancora la regina del nascondino. Sì, però intanto questo ce l'ho io. No, ce l'ho io. E adesso mi vado a nascondere con lui, ciao. Mi raccomando, conta bene, ciao ciao. Ti troverò presto, Matti, ricordatelo. E questa volta non voglio nemmeno parare, non guarderò dove andrà. O meglio, più o meno non guarderò. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Falsacchiotti, venite con me. Che abbia inizio il piano notturno di Matti. Guardate dove mi trovo. Siamo in giro per l'hotel. Sto sentendo anche dei strani rumori. E questo è molto strano. Sono le 3 di notte. Vabbè, comunque ho deciso di nascondermi qua, così Ninna non potrà trovarmi e finalmente vincerò io il nascondino. Sonno, quasi quasi mi metto un po' nel letto, così faccio credere a Matti che è più bravo di me a nascondersi. Guardate, è così comodo, non possono sdraiarmi un secondino. Proprio un secondino. Oh, che bello, è così comodo. E quanto mi mancava poi il piumone. Buonanotte. E sapete cosa vi dico? Ora che ho il libro e manca solo un giorno, voglio farvi un grande spoiler. Ninna non me lo permetterebbe mai. Apriamo una pagina a caso e vediamo cosa c'è. Ci posso credere, il cornetto cacarpotella. Credo di aver spoilerato anche troppo. Ebbene sì, da come avete capito, in Ninna e Matti il portale magico ci saranno tutte le cose che hanno rappresentato il nostro canale. Che ne dite se ci andiamo a fare un giro per l'hotel? Tanto Ninna ormai non mi troverà, ne sono sicuro. Guardate cosa c'è scritto qui. Stanza 127, 162. Andiamo da questa parte. Shh. Il corridoio. Cos'è quello? Ehi, ma cos'è quello? Come si apre, come si apre, come si apre? Apriti, 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 apriti. Cosa ho appena visto? Andiamo! Aiuto, 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 aiuto. Matti? Ma che ci fai tu qui? Ti stavo cercando, non eri sotto le coperte, però ora sì, quindi trovato. Aspetta un secondo, ma tu non mi stavi cercando? Sì. Però ho sentito un rumore strano sotto le coperte. Davvero? Io invece ho vissuto l'esperienza più spaventosa della mia vita. Che vuol dire l'esperienza più spaventosa della tua vita? Beh, diciamo che per riuscire a vincere questo nascondino sono uscito dalla stanza dell'hotel. Hai parato? Sì, il problema è un altro, è che mentre tu mi dovevi cercare sono andata a fare un giro per tutto l'hotel e sono arrivato in un corridoio in cui, beh, ho visto... Cosa? Credo di aver visto un fantasma. Un fantasma? Sì, la famosa leggenda del fantasma alle 3 di notte. È vera. Dai Matti, lo sai che i fantasmi non esistono e che era tutta tua immaginazione. Non fare il pappamolle. Io non sono un pappamolle. Sì, è vero, probabilmente potrei essermelo immaginato, anche perché sono ancora assonnato, dato che qualcuno mi ha svegliato di notte. Però ora tocca a te contare, quindi a dopo. Ti prometto che non uscirò mai più dalla stanza di hotel di notte. Sì, lo prometto, lo prometto. 1, 2, 3. Oh, non riesco neanche a chiudere gli occhi per la paura che ho. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sto arrivando e ti prego non dirmi che sei uscita. Ragazzi, mentre Matti sta contando, io ho un nascondiglio infallibile. Vedete questa porta? Se la apro non c'è niente, è solo un buchettino che collega 2 camere. Io mi nasconderò proprio qui. Ciao Matti, non mi troverai mai. Ci scommettete che riuscirò a trovare Ninna in un solo colpo? Venite con me, guardate. Ninna avrà sicuramente utilizzato la tattica di nascondersi due volte nello stesso posto, perché penserà: mi sono nascosta qui prima, quindi Matti non penserà mai che sono di nuovo qui. E invece, mia cara Ninna, mi dispiace ma ti ho fregata. Oh, forse no. Ok, stavo scherzando. Proviamo a vedere in bagno. La vasca, uffa, però non è possibile. Gli avevo detto che non poteva uscire dalla stanza, quindi se sei fuori dalla stanza, Ninna, ti consiglio di entrare subito. Anzi, aspettate, guardate qui, c'è lo spioncino. Non mi sembra di vedere nessuno qui. No, non c'è proprio nessuno. Falsacchiotti, ma se Ninna non è nella stanza, ma non è neanche fuori, dov'è nascosta? Aspettate un attimo. Ehi, questa porta io l'avevo vista prima, ma credevo non si potesse aprire. Ma guardate un po' qui, vedete, è aperta. Mi sa che qui dentro c'è un po' di... fantasma. Oh no, un altro fantasma no. Va bene, certo, Ninna, questa volta non mi freghi, ti ho trovata. Però era un bel nascondiglio, di la verità. Complimenti. Sono stata più brava di te, come sempre. Sì, ma io invece sono stato coraggiosissimo e sono uscito anche fuori dalla stanza.